Ma guidare senza patente è reato? Questa è una di quelle condotte su cui il legislatore è stato schizofrenico, diciamo così. Prima reato, poi non più, poi di nuovo e così via. Oggi invece ha assunto una posizione che potremmo definire ibrida. Un equilibrio tutto sommato stabile tra la violazione amministrativa e quella penale. Infatti oggi chi guida senza patente non commette automaticamente un reato. È infatti espressamente stabilito che la violazione dell'articolo 116 del codice della strada prevede una sanzione amministrativa. Poi non si fa differenza se non ce l'hai perché non l'hai mai presa o perché ti è stata revocata oppure non è mai stata rinnovata. E tuttavia, se sei recidivo nel biennio, e cioè se dopo la prima contestazione entro 2 anni dalla stessa commetti una nuova violazione, scatta anche la contestazione del reato, che può in astratto portarti alla pena fino a 1 anno di arresto. È il diritto penale. Che stai?